La decide Paolino Di Bala, Paolino Di Bala, Di Bala, sì, raga, sì, 0-1, Juventus, sì, parliamo della partita, raga. Allora, non mi è piaciuta la partita, è stata molto molto noiosa, secondo me. Ha giocato leggermente meglio il Bologna, però leggermente. Ha fatti tanti ma tanti tiri, però zero in porta. Tutti i tiri che ha fatto il Bologna sono andati tutti ma tutti fuori. Quindi, cioè, anzi no, un tiro ha fatto, quello Soriano al 92esimo, se non mi sbaglio, ha preso il palo Soriano. Cioè la Perin l'ha buttata nel palo perché questo era gol, era gol 100%. Perin ha fatto una bella parata su Soriano che l'ha battuta su, l'ha buttata sul palo. Poi un altro giocatore ha tirato di nuovo e Perin l'ha parata di nuovo, l'ha buttata tipo, non lo so, nei piedi di Dybala, che poi dopo quella parata Dybala poi ha fatto un lancio per Cristiano Ronaldo pazzesco, ma pazzesco davvero, ci cioè, ha fatto un lancio wow, impressionante raga. Comunque il Perin ha fatto una buona partita, la difesa ha fatto una discreta partita, Chiellini è un mostro raga, Chiellini è un fottuto mostro perché è micidiale, cioè non possiamo fare a meno di Chiellini, è insostituibile, raga, ma c'è poco da fare. Chiellini è insostituibile e basta. Che dite? Poi il centrocampo non mi è piaciuto tanto. Non mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto però Matuidi. Matuidi mi è piaciuto perché si è proposto in avanti e quindi mi è piaciuto molto. Pjanic è entrato al 76esimo, 77esimo, una cosa del genere. Non ha fatto tutto sto granché, cioè, parliamoci sinceramente, parliamoci, non ha fatto tutto sto granché. Poi l'attacco, boh, l'attacco, insomma, Cristiano Ronaldo ha fatto delle occasioni, per esempio il colpo di testa, però Ronaldo non mi è piaciuto tanto perché si è fatto levare la palla troppe volte, non lo so, cioè, no. Forse non era proprio in giornata Cristiano Ronaldo. Mandzukic mi è discretamente piaciuto. E poi Bernardeschi non mi è piaciuto, raga. Sono molto sincero, non mi è piaciuto per niente. Dybala, raga. Dybala è entrato e ha spaccato la partita. Ma è la cosa è ovvia. Cioè, Dybala entra, segna, fa quel lancio pazzesco. Wow, chapeau per Dybala. Che non ha fatto un granché in Champions League, però ci può anche stare, raga, ci può anche stare. E niente, raga, questa è la mia reazione a Bologna-Juventus. Se questa reazione vi è piaciuta, lasciate un bel like di supporto, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra. E niente, raga, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!